Buongiorno a tutti. Allora, su YouTube si vede un po' di tutto, si vedono gli YouTuber che leggono i loro vecchi diari, ci sono gli YouTuber che riguardano le loro vecchie foto e i loro vecchi video. Io oggi invece ho recuperato questo, che è uno dei miei innumerevoli quadernini, ormai è un quadernino per ogni cosa, ma questo è il quadernino in cui dal 2002 al 2012 ho segnato i libri letti. E quindi pensavo che potesse essere una bella idea leggere questi titoli insieme e magari commentarli, ad esempio se sono libri che ancora adesso ritengo piacevoli, perché poi alcuni li ho segnati anche con un asterisco per ricordarmi che li avevo apprezzati particolarmente, libri che adesso leggerei o rileggerei, insomma un po' di considerazioni. Partirei con il primo anno segnato su questo quaderno, che è in realtà non tutto il 2012, ma ad agosto a dicembre, e poi se dovesse piacervi questo format, questa cosa, potremmo andare avanti con gli altri anni. Il mio sogno in realtà sarebbe cercare di colmare il vuoto dal 2012 fino ad oggi, recuperando per lo più su Anobi e Goodreads le mie letture per poter continuare a registrare anche per iscritto i titoli dei libri. Proprio per una questione un po' così di nostalgia, però vabbè, insomma, già ci sono svariati anni. Quindi partiamo subito. Questo è l'elenco dei libri letti da agosto a dicembre 2002 e sono 14. Devo dire che ho avuto degli anni di letture intense che non sono riuscita a mantenere poi sempre nel corso degli anni, ma va bene. Partiamo subito con un per me è il libro immancabile che ancora oggi segna, secondo me, il mio gusto in fatto di thriller. Sto parlando del collezionista di ossa di Jeffrey Deaver. Jeffrey Deaver rimane uno dei miei autori di thriller preferiti da sempre e il collezionista di ossa è un libro che io consiglio sempre molto 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 volentieri perché secondo me dà proprio. Adesso non è che dà il via a un certo tipo di letteratura, perché insieme a lui ci sono anche tanti altri scrittori che popolano questo genere, ma per me lui rimane sempre uno dei migliori, quindi è un libro che io avevo segnato come molto bello e che ancora oggi ritengo essere un libro molto bello che rileggerei. Anche il secondo è un libro che ha segnato molto il mio percorso di lettrice, sto parlando di Intervista col vampiro di Anne Rice. Io con Anne Rice ho scoperto di amare un certo tipo di letteratura. Lei, secondo me, è proprio la regina della letteratura. Non saprei proprio se definirla fantasy horror, però in questo volume lei lancia le basi per tutta una serie di altri libri per me indimenticabili. Intervista col vampiro, l'ho già detto in altre occasioni, non è il mio preferito di Anne Rice, però ci sono particolarmente legata perché ovviamente è stato il primo di questa serie, quindi lo consiglio ancora oggi, lo leggerei, lo rileggerei volentieri. Il terzo della lista, anche qui un autore che io già amavo, che avevo già letto in passato, perché sicuramente prima di questo momento avevo letto il suo famosissimo, il suo più famoso Tokyo Blues Norwegian Wood, sto parlando di Haruki Murakami, e nel 2002 però ho letto L'uccello che girava le viti del mondo, che ricordo mi lasciò un po' perplessa al momento, perché io venivo sicuramente almeno da Tokyo Blues Norwegian Wood e L'uccello che girava le viti del mondo inizia a essere uno dei suoi romanzi visionari, onirici, folli, e quindi ricordo che mi lasciò perplessa al momento, ma poi pensandoci, ripensandoci anche nel corso degli anni, è sicuramente un libro immancabile per chi apprezza questo autore. Dopodiché arriva un libro di cui io non ricordo assolutamente niente. Io tra l'altro qua segnavo solo l'iniziale dell'autore e il cognome, quindi non ho idea di se questo autore sia un uomo o una donna, S. Grafton, K come killer. Immagino che sia un thriller, non mi ricordo assolutamente niente di questo libro. Bello, mi ha proprio lasciato qualcosa dentro.
Si passa poi a M. Hawke, non mi ricordo il nome, però questo libro me lo ricordo, Il Regno dei Gufi. Se non ricordo male, è il primo di una della serie sul Regno di Ga'Hoole, da cui è stato tratto anche un film, ed è una serie di libri per ragazzi con protagonisti i Gufi. Questo mi era piaciuto tanto all'epoca, però non ero stato poi in grado di trovare i successivi. Non so se non erano usciti, se poi sono usciti. Non ne so niente, però secondo me era una letteratura fantasy per ragazzi carina, interessante. E torniamo al sesto libro della lista, torniamo a Anne Rice con il mio preferito in assoluto della sua serie delle Cronache dei Vampiri, che è Scelti dalle Tenebre. Adesso è una cosa che non faccio praticamente più, ovvero leggere tanti libri dello stesso autore o addirittura della stessa saga, serie, tutti nello stesso periodo. Invece, leggendo queste liste è una cosa che quando ero più giovane facevo. E quindi qua mi sono sparata a Scelti dalle Tenebre, e in realtà ve lo spoilero già, anche La Regina dei Dannati poco tempo dopo, e alla fine dell'anno è stato l'ultimo libro letto nel 2002, L'Ora delle Streghe, che fa parte di un'altra serie che poi andrà a intrecciarsi alle Cronache dei Vampiri, che mi aveva letteralmente terrorizzata. Bellissimo però, diverso dalla saga dei vampiri, qua si parla di streghe e di demoni, però veramente, veramente inquietante e scritto divinamente. Tornando all'ordine della lista, un'altra delle mie autrici preferite di sempre, Banana Yoshimoto, con La piccola ombra, che però non è uno dei miei libri preferiti della Yoshimoto. Me lo ricordo molto, molto vagamente, ma anche un libro di quelli molto evanescenti, con una trama che non rimane dentro, dei personaggi dimenticabilissimi. Quindi, di certo uno dei suoi libri che mi sono piaciuti di meno. Dopodiché un altro libro che io vorrei tantissimo rileggere, anche perché negli anni poi è uscita una serie TV che io non ho ancora visto. Sto parlando dei Pilastri della Terra di Ken Follett, anche denominato il libro delle sfighe, perché è uno di quei libri in cui ai protagonisti ne succedono di ogni, però a un certo punto ci si prende delle rivincite. Lo ricordo con proprio. Io mi ricordo il periodo esatto in cui stavo leggendo questo libro, e mi ero appena trasferita nella mia prima stanza a Firenze, durante il mio primo anno di università. Primo e quasi unico. No, a Firenze quasi unico, poi vabbè, ce ne sono stati altri che però non hanno portato a una giusta conclusione, ma questa è un'altra storia. Ricordo proprio che leggevo questo libro in questa stanzetta, che in realtà era una camera singola che la proprietaria della casa aveva però affittato a me e alla mia migliore amica, quindi una singola utilizzata come doppia, all'interno di un piccolo appartamento occupato per il resto da una coppia di coniugi giovani coreani. Ci sarebbero tante avventure da raccontare rispetto a questa cosa, ma sorvolerò. E comunque, I Pilastri della Terra è un romanzo che mi è rimasto veramente molto impresso e che ancora oggi vorrei rileggere. Dopodiché, si torna in Giappone, Natsume Soseki, Guanciale d'erba. Devo dire che di Guanciale d'erba io ricordo quasi nulla, anche se sono sicura di aver apprezzato Soseki in altre opere, come in Io sono un gatto, che mi era piaciuto tantissimo. Guanciale d'erba, devo dire che non mi ha lasciato dei grandi ricordi adesso a distanza di tutti questi anni. E al decima lettura, un autore di cui si fa un gran parlare proprio in questi giorni, sto parlando di Philip Pullman, però con il secondo libro della trilogia Queste oscure materie, ovvero, anzi, il terzo, Il cannocchiale d'Ambra è il terzo, vuol dire che gli altri due li avevo già letti negli anni precedenti, e la degna conclusione di questa trilogia meravigliosa, che nasce come trilogia di libri per ragazzi, ma che è sicuramente leggibile e godibile anche da un pubblico più adulto. Io lo consiglio sempre fortemente, fortemente. Tra l'altro, io il primo volume, che è La bussola d'oro, ormai famosissimo, l'ho letto più di una volta. Mi piacerebbe rileggere anche La lama sottile e Il cannocchiale d'Ambra per avere un po' una chiusura, perché La bussola d'oro l'ho letto talmente tante volte che non dico che lo ricordo a memoria, ma ho dei ricordi molto vividi, mentre degli altri due volumi purtroppo no. E rimangono altri due volumi. Di questo non ricordo assolutamente nulla. Tra l'altro, l'avevo segnato come molto bello, talmente bello che non so neanche che tipo di libro sia, di T.
Mazuoka, Nube di Passeri. Non ho assolutamente alcun ricordo di questo libro, non so di che genere sia, non so se sia un libro di un autore storico o di un contemporaneo, non so se sia una storia, un romanzo ambientato ai giorni nostri o un romanzo storico o in costume, non ne ho la più pallida idea, non mi ricordo niente. E a proposito di romanzi ambientati in epoche storiche particolari e tra virgolette in costume, l'ultimo romanzo di questa lista, prima dell'Ora delle Streghe di Anne Rice, è Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla, che all'epoca mi piacque tantissimo, proprio per l'ambientazione, l'idea che si potesse scrivere un romanzo attorno alla ricostruzione della stesura di un dipinto e vedere un pittore come Vermeer muoversi nella sua epoca e ritrarre la ragazza con l'orecchino di perla, per me era stata, cioè, proprio una cosa incredibile, bellissima. Non sarà stata Tracy Chevalier la prima a fare questa cosa, però per me era il primo romanzo di genere che leggevo e ricordo che mi aprì proprio un mondo, mi piacque tantissimo, tantissimo. Poco tempo dopo uscì il film, che però non mi convinse così tanto. E basta, direi che questo per il 2002 è, cioè, tutto da agosto a dicembre, prima chissà che cosa ho letto. Però per il video di oggi direi che è tutto. Vi avviso già che se questo formato dovesse piacervi, l'anno successivo, nel 2003, ho letto 41 libri, quindi il video potrebbe venire veramente lungo. Però fatemi sapere se l'idea vi piace e se vi può divertire questa, diciamo, camminata sul viale dei ricordi letterari, perché a me in realtà è piaciuto ritrovare questo quadernetto e tornare indietro nel tempo e leggere e ricordarmi i libri letti tanto ormai tanti anni fa. E basta, la chiudo qui. Fatemi sapere cosa pensate di questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.